Buonasera liberi navigatori, siamo in compagnia di Sabrina Renna, consigliere comunale del gruppo dei Democratici. Consigliere, lei è stata protagonista di alcuni interventi duri nei confronti del sindaco Roberto Barbagallo. L'ultimo è di particolare interesse, riguarda il caso Striscioli. Che cosa ha da dichiarare al sindaco? Perché secondo lei ha sbagliato nel suo comportamento? Allora, io intanto buonasera. Partirei con il fare una disamina che spero possa essere anche corretta, però rappresenta pienamente quello che è il mio pensiero. Sostanzialmente io mi sono trovata, fra virgolette, coinvolta, perché è balzato un po' agli onori della cronaca locale acese, che questa operazione ha visto coinvolto un mio parente prossimo, abbastanza vicino, e di conseguenza sin da subito ho preferito non farne mistero e parlare con assoluta chiarezza, così come ho sempre, spero, fatto. Sostanzialmente quello che non mi è piaciuto del sindaco, anche se non sono chiaramente in veste qui da persona che comunque si paventa di avere delle informazioni importanti tali da poter accusare qualcuno, ma solo da poter sollevare una questione che secondo me doveva essere gestita un po' in maniera E quindi diversa. concretamente cosa doveva fare il sindaco? Non doveva Concretamente, sospendere? no, 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 io non mi permetto di esprimermi in questo senso. Io dico che una volta che si adotta una misura e noi siamo d'accordo affinché questo venga fatto, infatti siamo stati col sindaco sin da subito, sin dalla mia prima dichiarazione ho dichiarato appunto questo, però bisogna applicare la stessa misura poi per tutti i dipendenti o per tutti quelli che sono protagonisti di questa vicenda. Quello io ho E contestato. quindi ci sono stati, secondo lei, dei favoritismi o due pesi e due misure? Io in aula dissi due pesi e due misure, però sostanzialmente non credo che si possa già definire la questione. Secondo me la questione sarà piuttosto lunga e quindi avremo modo di poter approfondire quella che è anche la posizione del sindaco. In un primo passaggio lui ha ritenuto opportuno sospendere i dipendenti. Io ho rilevato solo il perché non avesse attuato tale sospensione a tutti i dipendenti ed eventualmente anche ai dirigenti. È stata Infatti, lei quella la. si è riferita particolarmente ai dirigenti, ma cosa ha sostenuto nel suo intervento in Io aula? sostengo che quei dipendenti comunali da questa storia ne sono usciti chiaramente L'immagine è stata lesi. lesa. Sì, è stata lesa un po' di tutti i dipendenti perché gli è stata affibbiata un'etichetta, in questo caso di dipendenti fannulloni. Ora è chiaro che se noi ci troviamo ad analizzare ogni singolo aspetto, ci rendiamo facilmente conto che i dirigenti a loro volta sono stati dipendenti, poi sono arrivati a rivestire la carica di dirigenti, ma è chiaro che al fine di poter rendere tutto più trasparente è necessario dire che i dirigenti riescono ad acquisire le loro premialità sul lavoro svolto dai dipendenti. Quindi sostanzialmente non può esserci un dipendente fannullone e al Ma contempo. voglio dire, nell'ufficio sono stati imputati tutti i dipendenti o solo alcuni? Cioè le posizioni di tutti gli uffici Io non coinvolti? ho gli incartamenti che mi danno la E quindi può possibilità, essere so che che alcuni sommariamente. dipendenti lavoravano anche per gli altri, mentre gli altri si assentavano. Non potrebbe essere Però così. io intanto ritengo che le posizioni siano da analizzare ognuna per il singolo caso per cui si trova chiamato a rispondere, perché chiaramente ci sono dipendenti che vengono accusati di non essersi presentati al lavoro, altri dipendenti di un minutaggio in cui non le Diciamo, entrate, telecamere uscite non e hanno, vicinanze. sì, non hanno rilevato la presenza. Però si tratta di pochi minuti, cioè mi rendo conto che il fatto in sé è assolutamente grave, questo non vuole, credo, sminuirlo nessuno. Però ritengo altresì che bisogna cogliere di queste aspe cioè, cogliere da questa vicenda tutte le sfaccettature che ci sono state Ma fornite. voglio capire, lei è consapevole di come vengono assegnati i premi ai dirigenti oppure?
lo sconosci il metodo? No, io non lo sconosco, io mi rendo conto che... Lo può spiegare? Sì, assolutamente, le premialità vengono attribuite ai dirigenti sulla base del lavoro, della mole di lavoro che poi viene svolta. Ma chi la valuta questo lavoro? La valuta la commissione competente a valutare quello che è il lavoro svolto, però io dico, mi sembra un po' il cane che si morde la coda il ragionamento, perché è chiaro che se un comune va bene perché la stragrande maggioranza delle persone... Sì. Mi auguro rendano correttamente. Poi è chiaro che bisogna essere accorti, no? Anche in questa fase in cui tutto non è ancora in itinere. Sì, in itinere, perché volendo. Ci sono tante situazioni da valutare su cui sicuramente vi terrò anche aggiornati. Sì. Per quello che mi compete e per quello che sono in grado di fornirvi. Invece la domanda che mi sorgeva spontanea era, visto che mi diceva cosa vuol dire al sindaco, io vorrei chiedere al sindaco a tal proposito come intende operare. Cioè che posizione... Quali sono i prossimi passi che fa il sindaco sulla questione? Sì. Ma perché non è stato chiaro sul punto oppure... Non è stato chiaro, perché assolutamente, io le ripeto, per me è importante che qualsiasi condotta errata venga assolutamente... Punita. Lei cosa suggerisce? Io, purtroppo, una qualità o forse un difetto... che è la mia grande umiltà, per cui io non mi permetto di suggerire nulla. Io dico che l'amministrazione può portare avanti qualsiasi linea ritenga opportuna e idonea, purché vi sia l'omogeneità e quindi la garanzia che tutti i dipendenti vengano trattati nella stessa maniera. Non hanno posizioni uguali o pressoché simili. Pressoché simili o uguali, o che comunque sono sempre stata una persona garantista, no? Quindi vorrei anche vedere lo svolgersi del procedimento, quindi io consiglierei questo, no? Più che altro di attenersi quello che sarà il procedimento e poi sulla scorta delle valutazioni che verranno fuori riuscire ad avere una posizione. Quindi magari eliminare la sospensione e aspettare che finisca il procedimento. Io concretamente avrei agito in maniera diversa. Esatto. Avrei scelto sicuramente di portare avanti una posizione. Una posizione in maniera omogenea, a prescindere dal sospendere o non sospendere, però chiaramente sospendendoli si arreca un maggiore danno, no, al comune in termini di servizi. Nel caso in cui verranno dichiarati innocenti ci sarà una rivalsa in fronte al comune. Chiaramente, quindi sarei stato un po' più oculato nel procedere e quindi avrei piuttosto preferito adottare degli step intermedi che mi potessero consentire eventualmente di potermi muovere in maniera più autonoma, più libera, senza esprimersi troppo, no? Quindi una posizione attendista. Attendista, garantista, così per come dovrebbero essere tutte le posizioni. Chiaramente fino a quando c'è un procedimento penale in corso, questo non consente a nessuno di poter valutare la vicenda in maniera, cioè farsi un pensiero netto. Sì. Quindi chiaramente ci attendiamo molto, cioè ci lasciamo molto condizionare da quello che è venuto fuori chiaramente dai giornali, ma non sappiamo nello specifico. Lei proporrà un'altra interrogazione sul punto prossimamente oppure? Ma io ritengo che di essere stata già abbastanza esaustiva. Se poi dovesse esserci qualche altra cosa che fa insorgere in me qualsiasi tipo di dubbio, chiaramente sarà nel mio ruolo e nella ho la consapevolezza ecco tale da portare avanti qualsiasi tematica che possa essere più o meno spinosa, ce ne siamo sempre assunti la responsabilità e lo facciamo anche adesso. Va bene, è stato un piacere parlare con lei. Piacere a tutti i liberi navigatori, buonasera.